63 non so se andrà a gettare, se ce l'ha è messa bene, ma non credo, ce l'abbia ancora, bello, 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 bravo, 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 bravissimo. Io la chiederò fatta, magari, no, c'è la culetta, ma buona, vado a difendere? No, sì, forse, no. Una mi mangia a te, vieni, vieni qua dentro, fratellino. Molto bene, molto bene, questa partita è andata molto liscia, su questa l'ho giocata meglio rispetto alla prima, quindi GG, in teoria master, no? No, ma in che senso, scusate? Ha droppato, cioè non ho capito, ha voluto fare stramaster e ha droppato facendolo? Perché lui l'ha fatto, no? Sì. Ah. Ma no. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come avete visto nella intro del video, abbiamo battuto un master in Italia, cioè il signor Tonno, che stava con un suo amico Pimad. Come vedete lui è master effettivamente, ma a quanto pare ha droppato. Ma ha droppato come noi, cioè guardate lì quanto ci mancava arrivare a master. Noi non ci siamo arrivati, almeno lui ci è arrivato e ha droppato dopo esserci arrivato. Noi abbiamo droppato senza esserci arrivati. Quindi oltre alla beffa anche il danno. GG per noi, succedono tutte a noi. Detto ciò, in questo video, a meno che non mi dia un pisellino e non arrivo a Leggenda 3. A meno che non mi dia un pisellino... dovremmo arrivare a Leggenda 3. Voi non avete mai visto in uno dei miei video io che arrivo a Leggenda 3, quindi questo sarà il video per definizione. Sappiate che però l'ho già raggiunto mille volte, ma ho ritroppato di nuovo a Leggenda 2. Detto ciò, speriamo di vincere, ragazzi. Partita prima del video è questa, l'avete vista dalla intro, abbiamo vinto. Ora che registro andremo a perdere. Porca miseria. Vi ricordo di lasciare like, iscrizione, commentare, bla bla bla. Prima di partire con la partita, mi raccomando, il vostro supporto è fondamentale. E vi ricordo anche che tra 4-5 giorni, poco meno forse, dovrebbe terminare il giveaway fatto da me di uno squeak, ragazzi. Se volete ricevere uno squeak, o meglio 360 gemme in un modo gratuito, cioè partecipando al giveaway, entrate nel mio server Discord in descrizione, guardate la categoria, la chat giveaway, e cliccate sulla reazione. In questo modo qua parteciperete al giveaway e potrete vincere appunto i fatidici 26 euro. Solo PayPal, ragazzi. Se non avete PayPal è meglio che non partecipiate. Ora andiamo con la partita, durerà secoli, quindi io chiaramente vi taglio. Like, iscrizione, commento, conto su di voi. Buona visione. One eternity later. Ed eccoci col game, ragazzi. Uno scarso, io, contro un pro player, Navi MMA. Tocca a me bannare, vediamo un pochino cosa posso bannare. Max Jean o Bell? Max Jean o Bell? Secondo me un Jean, ragazzi, è buonissimo da bannare in questa mappa, perché ti dà quel... Ok, lui ha anche bannato Max, quindi top. Top, 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 ragazzi. Ora sto vedendo un po' anche i miei compagni, ma non ne conosco nemmeno uno. Special HK Boy, non so chi sia. E poi c'è uno che si spamma su Instagram. Chi è sto Ferran? Sono con Ferre? È secondo di Ferre? Boh, chi lo sa? Carl e Tara. Metti quello che vuoi, fratellino. Ma io... un altro consiglio che ci tengo a darvi. Non consigliate più i brawler da mettere, perché vi giuro, se anche consigliate giusto, i compagni non lo sanno giocare quei brawler che consigliate. Quindi lasciate loro mettere quello che vogliono, così magari vi mettono il pick che magari sanno giocare. Non è detto che lo sappiano sempre giocare. E qua, ragazzi, a me tocca andare Jesse mid, perché bisogna andare di un mid, altrimenti Carla o Tara devono andare mid, e l'unico mid che è rimasto aperto ed è giocabile in sta mappa qua è Jesse. Quindi, ragazzi, mettiamo Jesse. Non ho nessun altro pick che posso mettere in mid, ragazzi. 8 bit è troppo debole, lento, e contro una Belle e uno Stu, ragazzi, verrebbe canterato troppo. Mid non ho nient'altro da mettere se non Jesse, quindi è stato un pick un po' obbligato. Dalla chat mi consigliano Semino, ma sapete bene che non è uno dei miei migliori pick, quindi ho preferito andare sul safe, tra virgolette. Ho già visto la prima mina, ragazzi, ok, è lì in fondo. Va buona la hit, speravo di aver hittato anche la seconda, però non l'ho hittata. Ricordiamoci che c'è la mina lì, perché le mine, ragazzi, di questo brawler qua sono riuscito a far fuori, e sono anche sopravvissuto senza prendermi il fuoco buggato di Stu. Sapete, ragazzi, che il fuoco di Stu è una delle cose più buggate di sto gioco. Anche se non ci vai sopra, titta. Ho la mia torretta. Posso rallentare e forse fare una kill, che comunque è abbastanza gratuita. Buonissime le mie hit, ragazzi. Sto giocando abbastanza benino, sinceramente. Io so che qua c'è... Peccato che la Bella ha parato lo Stu. Compagno. Qua, ragazzi, il Khan mi ha attaccato una hit proprio in più, che è quella che è stata fatale per me. Però va bene. Il problema è che abbiamo perso un po' il controllo della mappa.
anche se i miei compagni stanno in mid mono, hanno anche la ulti di Tara, quindi situazione buona per ora. Empty di sicuro vorrà usare la ulti, quindi un pelo di distanza in più. Devo hittare un altro per farmi una torretta di nuovo. Vediamo se lo stu si espone, eccolo qua. E qua ragazzi, un po' buttata, un po' buttata. Però rallentato, no. E qua, ragazzi, ho sparato due volte al muro, colpa mia, colpa mia. Buona quella hit, sto laggando un po'. Buona la hit di Tara che riesce a terminare. Ecco che io qua riesco a finire la bella. Buono qui, ho innescato una bella trappolina in questo momento qua. Metto la torretta qua, ragazzi, che è una posizione molto buona, sinceramente. Avendo ancora un gadget in più, posso curarla. E non ho rallentato. Però forse è meglio che non ho rallentato, sarebbe stato un pelo sprecato. Buono il pull qua da parte dei miei compagni, riesco a farmi un'altra ult in più. Attenzione, Ferre 2.0 e Special HK Boy per ora non risultano poi così scarsi. Per ora, mai dire mai. Via, mi distanzio, ragazzi. Ho rallentato la Belle, che però curo la torretta, ragazzi, è l'unica cosa che posso fare. Mi distacco dalla Tara, per fortuna non ha preso il mio rimbalzo. La Ems, ragazzi, riesco a tirare i due hit prima di morire. Buonissima la kill su Belle. In teoria non hanno modo di recuperare. Il Carl, ragazzi, mi ha abbastanza sorpreso. Ma anche la Tara ha giocato molto passiva, ma allo stesso tempo si è ricaricata le ulti e non è morta. L'importante, ragazzi, di questa partita è non morire troppo. Non morire subito e non morire troppo. È quello che hanno fatto i miei compagni sta partita. Speriamo mantengano questo ritmo e questo livello di skills anche per questa partita, che potrebbe essere quella finale. Ma chi lo dice, chi lo saprà. Detto ciò, bel mitta, vedi che però 7 attacchi, cara mia, capisci bene che... Predict buonissimi da parte della Tara, colpa mia che sono morto, di sicuro, però è della Belle, volevo dire. Brava la Tara, brava, brava. Però la Belle, ragazzi, ha fatto dei colpi di predict molto buoni. Non capisco sinceramente come. Lo Stu mi sa che è vivo, non è vivo, è qua. Peccato che non l'abbia ettato. Lo Stu, ragazzi, ha switchato, dovrebbero switchare anche loro. Finalmente l'hanno capito. Molto bene che hanno capito, insomma. È arrivata una hit di rimbalzo. Forse riescono a difendere. Sì, la Dombretta, la Tara sta giocando benissimo. Hanno capito che devono switchare. Speriamo che lo Stu non cambi. Ma essendo MMA, credo che cambierà di nuovo, andrà sul Carl. Però la Enz è stupida, per fortuna. Molto, molto bene per noi. Ragazzi, Ola, buona questa hit finalmente. Ola ulti, posso metterla qua di nuovo oppure la metto là, rallentando gli avversari. Peccato che sono morto, ma la palla è dietro, quindi comunque la Tara ci muore, credo, dal fuoco. No, è rimasta con 4 di vita, molto bene. Recupera vita Tara, che la porto io la palla sopra. Tu stai nel centro come hai fatto prima. Cerchiamo di farci anche le varie ulti, perché con una ulti di Tara nell'erba abbiamo un controllo bellissimo della mappa. Recupero vita perché la Belle, ragazzi, sta facendo dei predict assurdi. La Belle è morta. L'Ems è tornata indietro, però lo sono riuscito a hittarla. Il Carl sta sul Stu, il che non va bene. Speriamo switchino il più presto, perché capite bene che è solamente un vantaggio per gli avversari mettere. Mamma mia, sta Belle, ragazzi. Distruttiva per ora. Buono se la killano, molto molto buono. Per favore switchate, che amori miei. Non stanno ancora a switchare. Ho fatto scappare i Stu, che è una cosa più che positiva. Qua ho smirato, ragazzi, una hit, GG per me. Però sono comunque riuscito a far fuori. Non riesco a rimanere vivo. Non fatemi... ragazzi, ci muoiono in due da una Ems, male male qua. La mia torretta però distruttiva in quella posizione lì. E ne ho anche un'altra. E ho per di più due gadget, ragazzi. Ricordiamoci che i due gadget potrebbero essere... No, torno indietro, mamma mia. Torretta un po' troppo esposta, credevo di prendere la Belle e rallentarla, non è stato così. Recuperiamo un attimo le hit e la vita. E cerchiamo di farci la torretta al più presto. Non so se il mio Carl ha un altro gadget, ma continuano ad andare Carl su Stu, il che è una cosa negativa per noi, negativa per il team. Hit buona qua. Lems vuole farsi la ulti, lo so. Io non capisco come abbia evitato queste hit. Sto un po' laghicchiando, non notate che ogni tanto, ragazzi, il frame calano. Dovuto alla mia connessione un po' schifosa. Ah, gadget l'ha usato ora, magari l'ha messo per mettere un po' di pressione.
anche se la pressione comunque non è arrivata. È difficile, ragazzi, fare buone hit contro brawler che si muovono rapidamente nella mappa. Non so se ho rallentato, ma comunque ho messo pressione. Ho provato a metterla lì in mezzo. Capite bene che il Carl era troppo largo, e se anche l'avessi passata con la ulti non avrebbe di sicuro segnato. Meglio un pareggio che una lose, non lo nego. Quindi andiamo con l'ultimo game. Forse l'ultimo game, speriamo di vincerlo. Magari giochiamolo un po' meglio dal mio punto di vista, perché non l'ho giocato bene quanto la prima partita. La ghicchiata all'inizio. Madonna sta bella. Quanto è brava. La madonna che delay ho, ragazzi. Il problema è proprio la Bell con i rimbalzi, ragazzi, che... Mamma mia, che delay, che tutto. Ho problemi, ragazzi, di connessione. E li devo avere proprio ad un passo dalla lose, dalla win. Cosa sta succedendo? Io non ci vedo nulla perché laggo. Ho delay, ho tutto. In qualche modo sono riuscito anche a killare e a rimanere vivo e a mettere pressione. Buona Lems che in teoria muore, ok. Se la taratona indietro è top. In teoria ha tutto il modo di tornare indietro e rimanere viva e salva. Hanno anche segnato. Che bellezza, meglio perché sto laggando e prendere un gol così allo start, ragazzi, mi fa più che bene. Guardate qua. Io vi giuro, ragazzi, non mi sto inventando scuse, sto laggando. E c'ho anche un gatto che mi gira tra i piedi. Quindi capite bene che giocare al massimo delle prestazioni è difficile. Ho rallentato il vuoto, però ho sempre rallentato. Qua la Ems ha paura perché si sta avvicinando, ragazzi. La Ems probabilmente va dal mid. No, eccola lì, l'ho peccata. La Ems lo sapevo che voleva fare la giocata individuale provando a segnare. Fortunatamente non c'è riuscita. Io la metto un attimo qua, la palla. Forse è stata una giocata un po' troppo esagerata. Però vedete che la Bell è costretta ad andare a prenderla. Il Carl se l'è giocata. E la palla se passa qua è gol. Ho buttato tutto. Ora è tosto perché c'ho il delay, ragazzi. C'ho sto fottuto delay, lag, cose. La Tara va dal mid, non comprendo il perché. È voluta stare in mid e mi ha passato una hit. Qua, ragazzi, io sto hitando bene. Per favore, un aiutino qua. No. Alla ulti, Tara. Alla ulti, però, la mappa si apre, ragazzi, come prima, è tosta. Ricordiamoci che però siamo ancora 1-0 a vittorie. Quindi, se anche vincessero, potremmo poi con la terza. Che in realtà sarebbe la quarta. Lems vuole fare il tiro, ragazzi. Si sa già che vuole attirare. Vai, Carl, ti prego. No! Con la giocata individuale il Carl non riesce. Guardate il mio delay, non gli ha... Gli ha regalato la kill. L'ha killato. Vi giuro, credevo avrebbe segnato. I miei compagni non sono male, ragazzi. Continuo a ridirlo perché si meritano finalmente una menzione d'onore. Per una volta con dei compagni forti, non lo nego. La hit l'ho data prima di morire. Però capite bene che il team... Mamma mia, sto Carl io lo amo. Io sto Carl lo amo. Ci ha fregato. È passata dal mezzo questa palla. Bel gol. Speriamo, vi prego, per l'ultima partita una connessione decente. Io provo a scollegare tutti i miei dispositivi, sperando in bene, sperando che la connessione non mi dia dei problemi per quest'ultimo game, forse. Anzi, è di sicuro un ultimo game. Qua switchano subito, finalmente. Posizioni corrette per una volta. Buone queste hit, ragazzi. Buona anche la hit della Tara sullo Stu. Compagni, anzi avversari che sono tutti morti. Ragazzi, questo dovrebbe essere un gol. Ti prego. Vabbè. Sul pelo, sul pelo, boys. Mamma mia che partita sta uscendo fuori. Questi sì che sono i contenuti, boys. Mamma mia ste hit, quanto mi gustano. La Ems, se volesse venire qua, da qua la rallenterei. L'ho rallentata, ne sono sicuro. Infatti l'ho rallentata. Il Carl in solo va a segnare. Carl, se stai vedendo questo video, io ti amo. Sei davvero mostruoso. Bravo, hai dimostrato finalmente che... A meno che non mi dia un pisellino. Il pisellino, ragazzi.
Il pisellino, doveva darmi il pisellino, ragazzi. Questo video era perfetto. Questo video era letteralmente perfetto. Questo video che vi caricherò era perfetto. Non poteva essere rovinato da nulla se non dal pisellino. Dal maledetto pisellino. Cioè, ma vi pare che sono contro una leggenda 2, quindi pari livello. Mi mancano letteralmente un pisellino e mezzo per arrivare a leggenda 3 e non me lo dai? Me ne dai solo uno? Cioè, tu ora dimmi quanto manca a leggenda 3. Quanto può mancare? Un granello di sabbia? Io non ho parole. Comunque, ripeto, menzione d'onore a questo Carl. 2700 win, mi puzza di mini. È sicuramente un mini, lo spero per lui, se no è sovrannaturale sto ragazzo. Comunque GG davvero a lui, è stato mostruoso, complimenti ancora e grazie della tua prestazione. Anche la Tara comunque non è stata male, complimenti anche a lei, perché per aver giocato Tara, che è un pick generalmente difficile, l'ha giocata molto bene. Detto ciò, vi ringrazio per questo video, spero vi sia piaciuto, perché comunque sono uscite fuori le partite davvero molto competitive e belle. Fun fact, io proprio contro questo Navi MMA ci ho perso una competizione prima, come vedete da questa battle log. Ero contro di lui e ci ho perso 3-0. GG per me. Io vi ringrazio per questo video. Mi raccomando, like, iscrizione, supporto, bla 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 bla, su giù giù giù. Link in descrizione, seguiteli tutti, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.